Everything was wasted, tasted, face it, kid. You were never what they wanted. I'm a bird on a tree, I'm a fish outside. The city is a breast dangling from the sky. Oh, my feet go when we show the logo, my shadow tags on behind. Cerchiamo di salvarla, questa foglia maledetta. Siyah bir çocuk hikayesini anlatıyor. Bu çocuk büyünce kadar ailesi arazinde çalışacaktı. Ama büyük hayali vardı. Man of Honor racconta la vita di un ragazzo nero che non può diventare niente perché deve lavorare nei campi e deve pagare il suo debito. Non vuoi cantare? Tony. E questa cos'è? Macchina di? Hazard. E questo? Macchina di? Macchina di? Di Tony, bravissimo. Tony caduto. Saluta adesso. Il padre lo manda in marina e gli dice di non tornare mai più, perché se dovesse tornare indietro dovrebbe pagare il suo debito, quindi non potrebbe mai vivere una vita sua. Arriva in marina e lo sbattono a fare il cuoco, ma lui vuole dimostrare il suo talento. Un giorno, mentre tutti i bianchi nuotano in mare, i neri invece dovevano restare a guardare o a fare le pulizie. Si reca sul ponte e inizia a tuffarsi e nuota. Così mandano il loro nuotatore più veloce, bianco, e lui riesce a batterlo. Mamma, mi senti? Di Yasser Khan, che quando arriva il taekwondo, dicono vado a prenderlo io poi. Negrijan, di far dormire Mohamed. E Oslam, se hai compiti di matematica, dilli di aspettarmi che vengo ad aiutarla. Alla fine ci riesce e diventa il primo palombaro nero della storia. Chimneys and houses and old things. Computers and loving the cold things. Oh my feet go and we show the logo. My shadow tags on behind. Nightmare Before Christmas è un film prodotto e diretto da Tim Burton. Il film di animazione è ambientato nel paese di Halloween, dove vive Jack Skeleton, un genio di scheletro. È un paese dove esistono solo mostri, zucche e fantasmi. Jack inizia a sentire dentro di sé un vuoto e allora decide di addentrarsi in un bosco. Ogni albero è l'accesso ad un mondo che rappresenta una festività differente. Jack apre una porta, ovvero quella del Natale, e si ritrova di colpo in un mondo gioioso e bianco. Nel frattempo, nel suo mondo di Halloween, sono preoccupati per la sua sparizione, ma in particolare una persona. Si tratta di Sally, una bambola di pezzi innamorata di lui, ma schiavizzata da uno scienziato pazzo e quindi ostacolata nel suo amore. Jack ritorna dal suo viaggio e, impressionato da quel mondo gioioso, decide di riproporlo nel suo mondo. Decide di rapire Babbo Natale in modo da sostituirlo e portare al suo posto i regali costruiti dai suoi mostri nel mondo degli umani. Lo fa rapire, però il suo piano non va a buon fine perché si scontra con il vero rapitore di Babbo Natale, ovvero il Baobao. Riesce a distribuire i suoi regali agli umani, ma i doni creano scompiglio perché risultano essere vivi e tutt'altro che doni natalizi.
come per esempio una semplice paperella di legno si trasforma in una sorta di papera cannibale. Nella città si diffonde il panico. Le forze armate lo riconoscono come mostro rovina Natale e cercano di abbatterlo. Jack si rende conto che il mondo orrorifico di Halloween è incompatibile con quello del Natale e così decide di liberare Babbo Natale e corre al covo del Babau, dove era imprigionata anche Sally. Jack batte il Babau e l'ordine delle cose è ristabilito. Realizza che il suo vero ruolo è quello di re delle zucche e decide di organizzare la più fantastica festa di Halloween di tutti gli anni che furono e che verranno. Sono più quelli che abbiamo preso in giro. Adesso quelli di fianco a me nel pallacanestro li hanno lasciati a... Nel finale Sally rivela il suo amore a Jack e durante i festeggiamenti si baciano. I'm a bird on a tree, I'm a fish outside. The city is a breast dangling from the sky. Oh, my feet go when we show the logo, my shadow tags on behind. Il mondo di Amélie descrive un mondo pieno di fantasia e illusione. Amélie è una chica che ha... Il meraviglioso mondo di Amélie descrive un mondo pieno di sogni e di illusioni. Un giorno Amélie trova una scatola di cose vecchie. Vecchie foto che appartengono ad una persona che abita nella casa dove abita lei. E così Amélie restituisce la scatola al proprietario. Da lì inizia a fare tante cose buone per la gente. Amélie si innamora di un ragazzo che sempre taglia le foto delle macchinette, fototessere che mette in un album. Lei è molto timida, ma comunque gli piace il ragazzo. Un giorno Amélie si trova vicino al ragazzo un'altra volta, ma il ragazzo non la vede perché ha perso il suo album pieno di foto. L'album è nelle mani di Amélie, che cerca di trovare il ragazzo in tutte le parti. Amélie lavora in un bar e ha tante amiche. Un giorno Amélie scopre che il ragazzo conosce una delle sue colleghe. Amélie si sente male, perché pensa che il ragazzo non si innamorerà mai di lei. Amélie si sente sola, è triste e arrabbiata perché pensa che lui non l'ami. Però si lascia andare, cerca il ragazzo e fuori di casa lo incontra e inizia a baciarlo. Se vorbește de una dintre cele mai mari bătălii ale istoriei. Într-o zi Leonida și-a făcut o mică armată de 300. Cioè, in questo film si parla di una delle più grandi battaglie che c'è stata in tutta la storia. In un giorno Leonida si fa un piccolo esercito di 300 spartani, i più bravi, che doveva affrontare Serse e il suo impero persiano. Prima i dei che c'erano lì non lo volevano lasciare andare, no? E lui le ha detto che va a farsi una passeggiata con il suo, con le sue guardie. Andando alla guerra, Leonida rifiuta un spartano, uno schifoso, quello piccolino, e quello lo tradisce, va da parte dei persiani. Vabbè, loro trovano un quadro, come si chiama quello? Un,
quelli posti stretti, stretti. Ma si può entrare? E lì affronta tutti in quel posto. Non si muove neanche da lì. Rimane sempre lì. Fa vedere ma come una cosa eroica. Cioè, tutti quelli, tutti i 300 spartani vanno a sconfiggere un intero, perché i persiani erano era il più grande potere del mondo a quei tempi. Dopo il primo giorno tutti gli uomini che li hanno ammazzati hanno fatto un muro con quelli lì, con tutti i guerrieri. A un certo punto Cersei si fa vedere, va da Leone e parla con lui e gli chiede se si vuole arrendere. Leonida pensa un po' e gli dice che ammazzandoli tutti gli uomini gli ha provocato un crampo alla gamba. Niente, a un certo punto il figlio del generale è l'unico spartano che era morto nei primi giorni lì, viene decapitato. Il generale comincia a gridare e spaventa quasi tutti gli spartani con le sue grida. Il generale era un suo amico. Devo chiamare l'ambulanza. Se c'è un'infermiera, sì, una figa bionda. Niente, Cersei si incazza per la battaglia. Continua. Leonida e i suoi 300 spartani vengono ammazzati dalle lance, tutti quanti. Tutto quel sangue che partiva da tutte le parti. È stata una cosa eroica da parte loro. Confingere in 300, tutti erano in 100.000, è spettacolare. La protagonista es una chica de 20 años. A ella le gusta mucho bailar con la banda. El intitulado está Pap. La protagonista es una ragazza de 20 años, a cui piace molto ballare con la sua banda in discoteca. Lei finisce su YouTube mentre balla nella metropolitana. La madre, scoprendo la sgrida, e lei fugge di casa. Si incontra con il suo migliore amico. E così la convince ad andare a scuola di danza. Le fa improvvino, vince e così inizia a frequentare la scuola. Dopo un po', però, i suoi amici della banda si sentono abbandonati. Non ci importa che vai a scuola, noi siamo una famiglia e decidiamo per te. Lei non ci sta e lo cacciano dal gruppo. Lei si sente sola, ma rarisce e forma un gruppo dentro la scuola. In seguito la banda dentro la scuola e spacca tutto. Il preside scopre che sono i suoi amici, la caccia fuori di scuola. Lei rimane a casa depressa. E arriva un messaggio dicendo che c'è un ballo alla discoteca tra le bande. Il gruppo della sua scuola va a casa di lei e convince a lei e alla sua madre. E poi così, con il permesso della sua madre, vanno insieme a fare la gara contro la sua vecchia banda. Vince. Al finire del ballo, il preside parla con lei e le dice: ancora hai da migliorare e domani mattina ti voglio vedere davanti a scuola. Shoulder for you.
Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla propria fragilità, fratelli. Al di là dell'averne imparato a memoria, presenta qual è l'argomento. Quindi è lui stesso che lavoro fa, se vogliamo parlare di... Parla di sé e... Di sé dove? Il protagonista di Fast and Furious è un biondino che cerca di fare una gara di macchine truccate, di tuning, con altri ragazzi per cercare di avere fama e di diventare famoso. Perché sono tutti? Sono tutti in guerra e possono perdere la vita. Sono tutti nella stessa condizione. Allora, solo che il motore lì si fonde e arriva secondo. E lui crede di essere già famoso, invece lui ha visto che ha scommesso la sua macchina. Deve dargliela a Vin Diesel, che è il protagonista principale. Lui ha partecipato in qualità di... Lui inizialmente era a favore della guerra, sì, però l'abbiamo chiamato. Arriva la polizia e scappano. Visto che Vin Diesel è rimasto a piedi, cerca di correre e riesce ad imboscare la macchina, e solo che i poliziotti lo vedono e lo inseguono. E il biondino riesce a salvarlo prendendo la sua macchina, cioè un'altra macchina, riuscendo a evitare i poliziotti. Mette in luce, cioè fa il paragone tra le foglie dell'albero con i soldati che perdono la vita. Cioè, quindi? Cosa vuole sottolineare, Valentina? La precarietà della vita di tutti i soldati. Il tuning è illegale proprio, perché non puoi usare macchine con neon, già non lo puoi usare, poi se c'è il nostro non lo puoi usare, poi se sono elaborate esteticamente è un conto, ma se ci ritocchi anche il motore, cose così, le trasmissioni, cioè diventa illegale. Il sabato del villaggio è la Silva. Vin Diesel arriva ed è il più popolare perché è quello che ha vinto più gare, è il più famoso di quella zona lì, e niente, si scommettono i soldi, e mentre il biondino scommette la sua macchina, perché è illegale correre, cioè si scommettono dei soldi, si scommettono le macchine, si scommettono le ragazze, quindi non... Nasce alla fine del 1700 e muore lì. Salve signori e signori, adesso andiamo a chiedere se il film La Mummia gli è piaciuto a un sacco di gente. Scusi signore, potrebbe fare un'intervista? No, mi spiace, nessuno, magari il film non gli è piaciuto. Ahí está Mumia, che vino despertata de los mismos protagonistas. Esta mumia es una mumia cinese y puede controlar el fuego, el agua, la nieve y otras cosas. C'è questa mumia cinese, che viene risvegliata dagli stessi protagonisti della Mummia 1 e 2. Questo? Non si trovano da nessuna parte. Guarda questi qua, qualità di questi cellulari qui, no? No, non ci sono, andiamo. Stiamo cercando qualcuno, ma al momento non c'è niente. Questa mummia, che è una mummia cinese, può controllare la terra, l'acqua, il fuoco, deve morire. E l'unico modo per morire è un pugnale sacro. Entrate con me. Questo è il paradiso. Guarda quante varietà di... Guarda questo. Oh, quanta fame avrò. Fammi un stoncino per... Ok, grazie. La mummia non è tanto conosciuta, mi sembra. Per avere questo pugnale sacro ce l'ha solo una ragazza, che è immortale, che è vissuta tanto tempo fa, quando la mummia era ancora in vita. Oh no, non posso vedere quello! Guardate là! Andiamo. Intanto, guardiamo qua. Questo è moda. Il protagonista è il ragazzo che ha trovato la mummia,
vanno da questa ragazza. Questa ragazza gli dà il pugnale sacro e allora decidono che devono uccidere questa mummia. Paradiso! I pantaloni. Sono stanco, abbiamo camminato tanto. Andiamo lo stesso, non ci può più. Allora vanno dove si trova la mummia. La mummia fa uscire il suo esercito e combattono con l'esercito della mummia. E intanto il protagonista sta combattendo con la mummia che dopo un po' di colpi così non muore. Ma alla fine cade in un pozzo pieno e si scioglie e muore. Abbiamo visto questo negozio, vedete, eccolo là. Appena lì c'è anche la metro, andate nella metro e venite qui. Ecco. Jinso, lui l'eroe du film, il est vieux et la conserve sauve. E Jinso è un anziano che è sposato e ha un tumore al cervello. Da quando la moglie ebbe un incidente, cioè quando ha perso il figlio, l'anziano cominciava a fare i giochi, fa capire come è creata la vita, perché è stata donata a gente che ha commesso errori che invece per loro non sono errori. C'è una scena, qui ci sono 5 persone in questa stanza che hanno un collare di metallo attaccato al muro. Poche parole, devono raggiungere una cassa di vetro dove è stata contenuta una chiave. Devono cercare di prenderla per poi liberarsi. Però se quella persona va avanti rischia di decapitare l'altra persona. Beh, nel frattempo che queste 5 persone cercano di salvarsi, spesso Jinso guarda le scene o i giochi che fanno queste persone o dietro in un buco di una porta o di un muro, o spesso mettono delle telecamere. Poi c'è un uomo che entra in una stanza trovando una tomba di vetro e vedo un cartellino attaccato alla tomba dicendo entri in questa tomba e tu sarai salvo. Solamente che d'un tratto si chiude la porta, i muri cominciano a diventare sempre più piccoli fino a non spiaccicarli e la tomba comincia sempre a scendere di più andando fino sottoterra. Jinso lo chiama metodo di riabilitazione, un metodo per non utilizzare la violenza con le tue mani, ma la violenza con la mente, senza però che quella persona commette l'errore di ucciderlo proprio con le sue mani. Proprio lui per lui proprio è il gioco che lo spinge a farlo morire, però lui è quello che lo crea. The city is abreast, dangling from the sky. Oh, my feet go when we show the logo. My shadow tags on behind. La película habla de un hombre con poderes que no se preocupa de ayudar a la gente y piensa el mismo cuando en cambio el mundo necesita de él. Il film Encom parla de un uomo con dei poteri. Ciò nonostante non pensa ad aiutare le persone e pensa solo a se stesso, quando invece il mondo ha bisogno di lui. Ma se questa è un'attrezzeria?
La sua abitudine di bere lo porta ad essere odiato da tutte le persone. E finisce per essere arrestato a causa dei problemi che continua a creare alla città. Ma mi sentirei molto meglio se mettessi via quella pistolaccia. Sì, ma poi la fanno vestire come ha fatto lei. In seguito ad una rapina in banca, Encon viene liberato per aiutare la polizia. Per questo i clienti Genialoid sono i più soddisfatti. Il loro super... E l'avvocato che si è occupato di lui cerca di fargli capire che il mondo ha bisogno di lui. Quindi Encon si pente e comincia ad aiutare le persone. Un giorno scopre che c'è una ragazza uguale a lui e comincia a chiederle informazioni del suo passato, di cui lui non aveva ricordi. Dopo aver scoperto la verità, ha capito che la vicinanza a questa ragazza gli fa perdere i suoi poteri. Encon viene ferito da dei rapinatori che aveva fatto arrestare. Dopo aver sconfitto i criminali, per guarire dalla ferita, comincia ad allontanarsi dalla donna e così guarisce recuperando i suoi poteri, aiutando anche lei a riprendersi. Alla fine, dopo essersi salvati, la donna riprende la sua vita normale insieme al suo marito, mentre Encon continua a prendersi cura dell'umanità. No, vino, è una cantina, è un'enoteca. Va bene, dai, andiamo dentro la cantina. No, ci entrate da solo. Dove sta andando quello? Marta! Il juego más lindo de mi vida. Es una storia real tratada de un chico que es pobre. El juego più bello della mia vita è una storia vera. Tratta di un ragazzo povero, è un campesino della Francia del 1700, che ama tantissimo il golf. Scusa, mi ci avete parlato voi qui? Ma no, sì, ma la nostra idea non era quella di entrare. E di stare fuori come dei pinguini. È quello che, facciamo sempre. Stiamo sempre fuori. All'inizio era quello che piaceva a lei. È stata una casualità perché poi quello lì è diventato il nostro punto di ritrovo. Lì davanti fisse. Sì, stiamo lì dopo andiamo a fare in giro. No, no. Ma scusa, ma se lei non ha detto... Allora mi ha raccontato le bugie. Anche per loro, però... Prima ah! Ah! Il bigliettino di auguri di Natale. Ma non l'ho fatto a lui, l'avevamo fatto io, lei e un'altra, a tutti loro, avevamo scritto a tutti quelli che lavoravano. Questo ragazzo, che ama tantissimo il golf, porta le borse ai giocatori professionisti e vede tutti questi nobili che giocano a golf. Sembra una dichiarazione d'amore. No, ma proprio gliel'ho dato, io faccio, tieni, e lui grazie. E non me ne sono andata con lui, grazie. Era ferma là davanti così. E un giorno il suo capo lo fa provare a giocare e si iscrive in una competizione per dilettanti. In questa competizione si incontra con il suo idolo, che è il più grande giocatore del mondo. È vero, poi c'è il fratello di 17 anni che piace a me. Come si chiamava quella mafia fighissima? Marta! Vieni qua! No, non si vede. Ma no! Tipo, no, vabbè, sicuramente tutti quelli che sorridono così tanto fanno paura del foto. Sì, è vero. È vero. Da- è da 8 mesi che siamo qua davanti. Tutti i giorni? No. No, tutti i giorni no. Essendo un dilettante non poteva vincere il premio in denaro. Quindi ha tanti problemi familiari, soprattutto con suo padre, che non vuole che lui giochi a golf perché non ne trae profitto. No, dai, non posso uccidere così. No.
disgraziata! Torna qua! Dai, l'ignoto se n'è andato e non ho potuto neanche dargli il cioccolatino. Dai, vabbè, torna qua. Lui spegne la telecamera, dai. Superando i suoi, le sue paure, riesce a vincere e a fare pace con la sua famiglia. Ok, ha detto, l'ho girato tutto, giuro, e l'ha detto anche serio. Dai, torna qua. Sì, l'ha detto tutto serio. أول حاجة بتحصل هو يدخل ابنه هيدخل عليه هيلاقي التلفون بيضرب والتلفون La sua vicina vede nudo coperto solo da mutanda rossa e dice oh un ragazzo matto e il ragazzo matto esce e va a comprare una rivista di belle donne famose poi rientra a casa e col computer fai un fotomontaggio di lui che bacia una star. La sua bella vicina apre la porta e le dice guarda tuo padre cosa ha lasciato la mia madre e le fa vedere un bigliettino d'amore. Sei innamorato di quella donna o no? Il padre dice sì. Fissami un appuntamento. Tutto bene? Alcuni giorni dopo il ragazzo matto con suo padre si presenta col fiore a casa della vicina. La vicina ha chiamato tutto il parente perché pensa che il padre voglia sposare il ragazzo matto con sua figlia. E il padre si vergogna davanti a tutta la famiglia che ha innamorato di lei. E quindi il padre obbliga il suo figlio a sposare la ragazza sua vicina da casa. Love is a golden bag of computers. I know that everyone's got something that they do, but I don't wanna be obsolete to you. Oh, I don't want to carry my bag on one shoulder for you. Frank è un pansessuale, paradossalmente chiamato trans, che si diverte a far arrapare ogni persona, essere vivente, barra uomo o donna, che incontra sul pianeta. Frank si dà da fare per sedurre sia Janet che Brad. Brad e Janet sono due persone che cioè, si sono dette da poco ti amo, e però avranno la loro età di 20-30 anni, ma nessuno dei due l'ha ancora fatto. Infatti anche come dice nella canzone di Touch Me, è inutile andare oltre al baciare perché porta a complicazioni e a umidità. C'è una scena molto bella nel Rocky Horror dove Janet è in un letto baldacchino e arriva Frank spacciandosi per Brad. Janet, non sapendo che è Frank, lo accoglie nel suo letto. Però dopo che lo fa entrare, iniziano a baciarsi così, Janet lo accarezza sulla testa e gli leva la parrucca, rivelando la sua identità. E Frank la seduce a tal punto di arrivare a fare sesso con lei. Non c'è bisogno che sia una persona che si conosca a dare piacere. C'è Brad nel letto baldacchino. Entrerà poi Janet, lo fa entrare nel letto, gli dà bacini sul collo, robe varie, poi alla fine accarezzandolo gli toglie la parrucca, così scoprendo che è Frank. E anche lì, utilizzando le stesse parole, facendo vedere che per tutti e due i sessi è uguale, però l'importante è raggiungere il piacere. In Frankenstein è un pazzo scriteriato che vuole uccidere la gente, mentre nel Rocky Horror è un pervertito. C'è una scena molto bella verso la fine, dove Frank si trucca tutto bene, trucca bene anche gli altri e li fa diventare come lui e praticamente rievoca delle vecchie memorie quando lui da piccolo guardava dei film e guardava quelle che chiama lui dive così delicate che poi erano delle pornostar
vuole con questa canzone far celebrare a tutti il loro raggiunto piacere, il loro ritrovamento dei loro sensi, perché Brad capisce che non è roba per lui. Invece Janet capisce di essere invece portatissima per quello che è il sesso. Poi c'è la groupie che si dispera un po'. Amava Frank, invece Frank si diverte con ogni persona. Prende, li usa e poi li getta via. E poi anche la sua creatura, Rocky, che semplicemente dice che lui è bellissimo, il suo sesso non è controllato, però è figo. Questa es la historia de un chico que juega fútbol americano, en el cual, mientras en un partido... Esta historia trata de un ragazzo que juega fútbol americano, viene expulso a causa de una risa en campo. Possiamo vedere e intravedere que del fútbol americano ci sono tot regole, siamo in tanti, è un gruppo. Invece nel combattimento sei tu da solo, sei tu il gruppo. Un altro modo di pensare. In tal modo che più avanti il suo allenatore glielo dice: non stiamo più giocando a fondo americano, stai giocando tu da solo, questa è la tua partita. In venganza per una vieja rivalità, un pandillero acabò di un balazo con la vita di Chaqueta. Al Negro Zarza lo asesinaron a traición de 6 certeros disparos. Nico y Alexis también murieron a tiros a vista de todo el vecindario. Il ragazzo si trasferisce agli Stati Uniti, in cui trova casa. Per poter vivere partono dai risi legali e si trova con il migliore campione di risi legali in questa città. Chiaramente il ragazzo tenta di difendersi, ma per la sua sfortuna gli va tutto male. I sensi di colpa vengono a causa di un incidente che viene quando lui era più ragazzo con suo padre. Suo padre ubriaco, suo padre obbligato, arrabbiato, voleva guidare. Lui, senza poter far niente perché suo padre era alla guida, suo padre ebbe un incidente stradale e muore. Lì viene questo senso di colpa perché tutti dicono: no, è colpa tua, c'eri tu lì, dovevi guidare tu, per cui vengono tutti questi sensi di colpa. Il ragazzo esce dalla città, trova casa e va a fare Muay Thai. E lì viene allenato da un signore di colore. Grazie a questo allenatore lui riesce a trovare se stesso. Il ragazzo impara a controllarsi, cambia molto. Pian piano, con tanto sforzo, continua ad allenarsi. C'è un combattimento illegale. Il ragazzo che l'aveva picchiato lo sfida. Lui sa benissimo che non può combattere perché il suo allenatore ha detto che non vuole sapere più niente dei ragazzi che vogliono solo divertirsi con queste arti. Viene continuamente minacciato e riescono a mandare fuori da sé il ragazzo. Il suo maestro gli dice: ok, vai, esci come campione. Non ci sono maestri, analisti o psicologi che tengano. Non bisogna ricercare nemmeno la luce di Gesù o di un cuore buono. Ciascuno deve essere il proprio faro in un mondo che diventa sempre più buio. Comincia il combattimento illegale. Il ragazzo più alla città viene squalificato perché dà dei calci che non si devono dare. Invece l'altro ragazzo, arrivato in semifinale, non ne frega più niente perché il suo obiettivo è arrivare in finale
col ragazzo più bravo della città. Il ragazzo più bravo della città se ne rende conto di quello che sta facendo, lo prende e cominciano a fare a botte. Cambiano le carte, il ragazzo vince con quella rissa fuori e lì se ne rendono conto che l'arte marziale non viene fatta per divertimento ma per migliorare la parte autonoma. كان في واحدة بنتي كانت عايزة تخش في الجيش الأمريكاني بس هي كانت أول بنت تعمل دوت فبعدين جيني وانا جوني رقاصة كي فولي انتراري نلزيرشت أمريكانو برو لي عن بودي بروبليمي perché è una donna, quindi non può fare questi lavori perché sono faticosi, anche vogliono un po' di coraggio. Una volta loro corrono per tutta la sera intorno al mare. Alla fine vengono visitati da un medico che dice ai suoi capi se possono fare questo lavoro, sì o no. Alla fine la visitano mentre sono, diciamo, dentro l'acqua. Per chi non riesce a resistere a questi alimenti pesanti va a suonare questa campana e viene tolto fuori da questa squadra. Lei riesce a superare la prova e tutti i ragazzi sono gelosi di lei perché riesce ad entrare nell'esercito, mentre alcuni maschi non ci riescono. Quasi tutti i suoi capi cercano di farla fuori, ma lei è rigida e forte, quindi riesce a resistere fino alla fine. Mostra a tutti i suoi capi e i suoi colleghi che lei è in gamba. Devono andare a scoprire se la Libia ha delle bombe atomiche. Loro trovano i materiali che mostra che i libici vogliono fare la bomba atomica e lasciano l'altra squadra sulla spiaggia. Sono là a scoprire il posto, arriva una squadra di libici, cominciano a sparargli al capitano, anche a questa ragazza Jem. Il capitano gli dice di ritornare alla spiaggia e di comunicare alla squadra che sono stati scoperti dai libici. Lei litiga con il suo collega che vuole lasciare il capitano nel campo di battaglia. Però lei convince tutta la squadra di non abbandonare il capitano, infatti tutta la squadra decide di ritornare indietro per salvare il capitano. Riesce a salvare il capitano? Lei arriva in America con la sua squadra, tutti salvi e tutti sono orgogliosi di lei per tutto quello che ha fatto. I know that everyone's got something that they do, but I don't wanna be obsolete to you. Oh, I don't want to carry my bag on one shoulder for you. Era un gruppo di uomini di scienza per un altro planeta. Facevo esperimenti per animali. C'è una base su un altro pianeta dove dei scienziati fanno i loro esperimenti. A causa di un esperimento sbagliato producono un virus. Si infette tutta la base e mettono la base in quarantena. Praticamente questi bestioni qua, per infettare anche le altre persone, ci hanno la loro lingua, che non so come fanno, però la buttano fuori. Così questa lingua entra nell'organismo delle persone e fa trasformare anche le altre persone in bestioni. Gli scienziati che sopravvivono al virus
Chiamano le squadre speciali dalla Terra per aiutarli ad ammazzare questi bestioni. Il protagonista insieme alle squadre speciali arriva sulla base e trova lì sua sorella. Avendo possibilità di prendere informazioni su questo virus dalla sorella, capiscono quello che è successo e come ammazzare i bestioni. Mentre cercano gli altri scienziati che hanno partecipato a questo progetto, scoprono che sono scomparsi. Poi trovano dei bestioni, li ammazzano e capiscono che quelli erano gli scienziati. Vanno nel deposito delle armi della base. Appena entrati lì, trovano un'arma misto tra il bazooka e un fucile, con quale possono ammazzare i bestioni molto più facilmente. Il capo della squadra viene infettato e il protagonista prende in mano la situazione. Siccome nella base ci sono stati molti danni, la luce non funziona più bene in tutta la base. Ci sono alcuni posti dove c'è buio e i posti più pericolosi perché lì escono di più i bestioni, uno dopo l'altro. Cosa volete? Oh, sono in tardi, 12. Chi è che vuole le caramelle? La sorella gli dice che c'è una sostanza nel laboratorio che è molto pericolosa, che se la inietta nel sangue diventa molto più potente. Si inietta questa sostanza e va a combattere con questi bestioni. Nonostante le tenebre, con il suo coraggio e con la sua forza, riesce ad ammazzare tutti i bestioni e riaprono la porta per poter tornare sulla Terra. Disaster Movie, La parola di un paese selvaggio, Scary Movie 4, Babylon, La mia 3, Il Panda, La mia vita, Senza Barca, Le Pione dei Colpi, Io sono leggenda, Matrix, Il cioccolato, La ragazza Kid, La parola di La Pantera Rosa, Io roba, Tutti i giorni dopo, Doom, Scary Movie, Il giorno della mia vita, Babylon, Hiçbir zaman bir panda kazanamaz. Ama eğer o panda kendine güvenirse her zaman yenebilir. Andiamo da quelli.